Ciao a tutti, oggi voglio fare un video di come ho realizzato io questa mascherina che è molto semplice, facile, veloce e senza cuciture. Io non so se sul web ce ne sono tipo queste. Non ne ho viste e non ne ho cercate, ma ieri mi serviva una mascherina veloce e ho pensato a questo modo qui. Mi è piaciuto molto e quindi ho deciso di condividerlo con voi. Questa è una mascherina da adulti, però si può fare anche per bambini e poi dopo vi dico le misure. Per adesso vi dico il materiale che serve per fare questa. Io ho usato, questi sono due elastici che ho creato io, elastici, diciamo due fettucce che ho creato con delle magliette vecchie, perché io sono allergica e quindi ho deciso di fare con questo materiale. Però voi potete usare anche l'elastico e ve ne vuole 15 centimetri. Poi abbiamo bisogno di una riga, un cutter o forbici, matita, pinzatrice. Poi io ho usato anche questo tipo di materiale, questo qua, ed è, io lo chiamo fettuccina, ma è una stoffa adesiva. Lo usavo quando facevo scrap. Io ho usato questa che è in stoffa, ma va bene anche il washi tape, quello che si usava comunque anche quello per fare lo scrapbooking ed è in carta, ma va bene uguale. Io ho usato questo perché mi piace questa stoffa qui. Quindi, però in commercio ne trovate di tanti tipi. Io per esempio questi li ho presi in un negozio di scrap, ma penso che si trovino anche dai cinesi. Poi ho usato questo tipo di materiale che è un tela cambia bebè, che servono appunto per quando si mette sotto il bebè per cambiargli gli assorbenti. Altrimenti potete usare anche quello per i cani, i teli per i cani che si mettono in terra quando devono fare i suoi bisogni. Bene, iniziamo. Allora, io mi sono fatta uno schema e questo è per una mascherina di adulti e ci serve un rettangolo che sia 20 centimetri per 16 di altezza, mentre per fare le misure per un bimbo sono 15 di larghezza e 12 di altezza. Poi il resto è sempre uguale. Per esempio, qui io ho diviso in 1, 2, 3, in 4 parti da 4 centimetri. Poi dopo andrà diviso per 2 ogni 4 centimetri, cioè in pratica dobbiamo dividerli, quindi 2 e 2. Se facciamo per i bimbi, sono 3, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 spazi da 3 centimetri, ma questo invece di 2 sarà 1,5 cm, perché dobbiamo sempre poi dividere metà i 4 centimetri. O i tre in questo caso se è un bimbo. Per il resto il procedimento è uguale. Magari prendere l'elastico più corto. Io mi sono già fatta la base, vedete? Mi sono fatta già 20 per 16 di altezza e ora con questo qui, visto che io ho già fatto tutti i riferimenti, mi vado a segnare le parti. Quindi prendo la matita e mi faccio i primi segni, metto pari in fondo, pari in alto, mi faccio 4, 8, 12 e questo è l'ultimo 16. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi 4, 8, 12 e 16. Prendo la squadra, mi tiro le mie righe per fare il riferimento dove devo piegare. Così.
così. Pieghiamo, giro per vedere meglio la piegatura, pieghiamo la prima, la seconda e la terza. Così, e abbiamo già le tre pieghe. Ora facciamo, dividiamo la prima che andrà in alto, non ci interessa, quindi dividiamo per due questa, questa e questa, quindi le ultime, le tre in fondo, quindi dividiamole a metà. Io, come detto, mi ero già fatta metà, metà, metà. Sopra niente, facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, metà, metà, metà. Non so se si vede bene, vedete, vi faccio vedere, vedete, questa, vedete, questa è la riga grande e questa è la metà tra le due, tra i 4 centimetri che abbiamo fatto prima. Ora tiro le mie righe, possiamo anche lasciare, io preferisco che vedo bene dove vado a piegare, avremmo potuto lasciare anche solo questi segni qua, ok? Tanto poi questo è dentro e non si vede. Bene, ora prendiamo la prima piega che avevamo fatto e la portiamo a metà, in questo modo, vedete? E questa è la prima. Prendiamo la seconda dei 4 centimetri che avevamo fatto prima e la portiamo a metà, in questa maniera. Prendiamo l'ultima e facciamo sempre la stessa cosa. Ed ecco qua. Scusate perché... Se volete potete fermarle anche subito, io preferisco fermarle in ultimo. Ed ecco qua. Ecco. Metà, metà. Ok. E ok. Bene, abbiamo già fatto le nostre. Deve venire una sorta di scalino. Quindi, fatto questo, tengo stretta questa metà di qua, prendo la pinzatrice e vado a fissare in questo modo, vedete? Quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte, metto a posto e mi giro e vado a pinzare l'altra parte. Mi raccomando, il punto deve essere sempre l'apertura del punto verso il fuori, così non ci dà fastidio al viso. In questo modo qui, vedete? Bene, fatto questo, questo sarà il davanti. Fatto questo, prendo io per questo ho usato questo, ora non ho più e ne scelgo un altro. Metto questo, via. Metto questo che mi piace abbastanza. Prendo le forbici. Ne prendo una parte in questo modo e la vado a tagliare, vedete? Ne taglio un pezzo e ne taglio un altro, okay. Uguale,
tolgo la protezione. E la vado a, scusate, purtroppo si attacca al, ok, in questo modo, e faccio, la piego in modo che, ecco qua, che venga coperto tutto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. E piego. Ok, bene. Vado a mettere l'elastico. Faccio sempre con la mia pinzatrice. Questo modo. Stessa cosa da quest'altra parte. Ok, vedete? Ora andiamo a rifinire anche le due parti di sotto. Quindi prendo due pezzi. Tolgo la protezione. Metto sempre a metà, come ho fatto quello sotto, quell'altri due, poi piego. Ops, scusate, qua è uscito adesso. Non era stata prese bene, ok? Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Piego. Ecco fatto. Ed ecco qua la nostra mascherina già terminata. Vedete? Abbiamo fatto molto presto, molto veloce, senza cuciture. Io ora queste non ho provato a lavarle. Non so se si lavano, sicuramente si può fare da usa e getta perché sono molto veloci da fare e sono poco costose. Diciamo che se ci troviamo agli estremi, con quello che abbiamo in casa, possiamo farci una mascherina molto veloce. Io spero che il video vi sia stato d'aiuto, sia stato chiaro. Se vi è piaciuto mettete pollice in su, condividete e iscrivetevi al mio canale.
Se abilitate la campanellina avrete le notifiche dei video dei nuovi video che metterò su YouTube. Per il resto, è tutto. Vi auguro una buona serata e ciao al prossimo video.